L'evoluzione del contagio al di là del confine porta gli svizzeri a temere un secondo lockdown. Un pensiero che preoccupa gran parte della popolazione elvetica. I risultati delle nuove misure per il contenimento della diffusione del virus introdotte lunedì scorso dal Consiglio federale dovrebbero dare i primi frutti durante questa settimana, ma nel frattempo la situazione epidemiologica in Svizzera non migliora. In 72 ore sono stati registrati altri 17.440 contagi, 259 ricoveri e 37 decessi. Nel fine settimana sono stati eseguiti oltre 82.000 tamponi, con un tasso di positività pari al 21,6%. L'intero territorio elvetico in proporzione al numero di abitanti registra un aumento significativamente maggiore di casi rispetto a quasi tutti i paesi limitrofi. Mercoledì prossimo gli esperti potrebbero decidere se introdurre nuove limitazioni, comunque diverse da un lockdown totale. Si parla infatti di slowdown, un rallentamento a livello nazionale sulla scia di quanto fatto dall'Italia. Misure sulle quali inevitabilmente il mondo economico invita alla calma. Resta da capire se in questi provvedimenti sia o meno inserita la mobilità transfrontaliera. I comaschi, frontalieri non solo, e tutte le popolazioni di confine seguono con attenzione gli sviluppi, alla luce di quanto vissuto al primo lockdown con la chiusura delle frontiere.